Elezioni a Pontecagnano Faiano verso il ballottaggio di domenica, intesa tra Angelo Mazza e Francesco Pastore, che firmano il contratto per una città unita. Si rafforza quindi la coalizione di centrodestra. Il candidato sindaco civico del Movimento Libero, Angelo Mazza, è entrato a far parte della squadra che sostiene la candidatura di Francesco Pastore, che ora può contare già sul supporto di tutti i partiti del centrodestra, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, UDC e di altre liste e movimenti civici. Sarà certamente un ballottaggio avvincente con lo sfidante Giuseppe Lanzara del centro-sinistra. È un'intesa pubblica, chiara, siglata davanti al segretario comunale, quindi un apparentamento alla luce del sole, su delle priorità di programma che sono inserite nel contratto che renderemo pubblico. È l'inizio di una nuova fase politica per questa città, una fase che unisca la città, che la governi in un governo lungo, duraturo e produttivo. È nata la nuova Pontecagnano Faiano. Avete parlato anche di possibili ingressi in giunta o è prematuro? Abbiamo parlato delle priorità programmatiche. Ho chiesto e lui mi ha chiesto di andare dal segretario comunale, quindi farlo pubblicamente per evitare inciuci. Noi le cose le facciamo chiare, alla luce del sole, non andiamo al genio civile a spartirci le poltrone, ma invece lo facciamo come la legge ordina. Nell'area c'è anche un accordo con l'altro candidato sindaco, Giovanni Ferro. Cosa c'è di vero e quali sono i termini di questa intesa? A Giovanni ho chiesto di rientrare nella sua casa naturale, lui è uno storico esponente del centrodestra. Io ho detto e mi sono impegnato a lavorare sulle tematiche ambientali e di salute direttamente con lui, a rivedere l'impostazione dell'impianto di compostaggio e quindi essere disponibile a rivedere e revocare quello che l'intesa con lui porterà avanti. Il ragionamento è molto avanzato, io credo che con la sua sensibilità e con la nostra sensibilità anche Giovanni Ferro farà parte della nostra grande famiglia. È cambiato che noi abbiamo riconosciuto a questa coalizione una responsabilità e una maturità, quella di riconoscere politicamente e anche pubblicamente attraverso un atto dalla segretaria generale di fare un apparentamento pubblico, di condividere il contratto per una città unita che abbiamo sancito insieme al centrodestra con una grande maturità della coalizione, di perdere uno scanno in consiglio comunale e di portare in consiglio comunale una realtà come Movimento Libero che, voglio ridirlo, ha portato comunque 1.235 persone a credere su questo programma. La nostra idea è quella di non tradire gli elettori e di portare avanti il nostro programma. È normale che in tutte le scelte che vanno fatte ci sono dei momenti di disaccordo. Ci siamo presi e mi sono preso la responsabilità di seguire un percorso sancito col centrodestra su punti programmatici, su quello che è l'atto di responsabilità della nuova fase politica del primo cittadino Ernesto Sica, che ha dato la sua disponibilità a fare un passo indietro nel momento in cui venga eletto, e noi su questo ripartiamo.